Siamo Monti. Monti sì. Naturalmente assieme capigruppo considerato la situazione di oggi, una situazione dal nostro punto di vista molto molto seria, grave. Mi pare evidente che la PDL sta trasferendo i suoi problemi sul sistema. Noi riteniamo il gesto che si è compiuto oggi e che vediamo se si compierà anche alla Camera, così come al Senato, un gesto irresponsabile. Io credo che sia chiaro ormai l'opinione pubblica qual è la posizione del Partito Democratico, una posizione di responsabilità, una posizione di lealtà. Ho detto e ribadisco, l'ho fatto anche ieri al Presidente Monti, che noi rimaniamo fedeli alla parola che abbiamo dato, una parola che ci porta anche nelle difficoltà, anche nelle diverse opinioni, anche davanti a dati che vogliamo correggere, laddove non ci convincono. Tuttavia noi ribadiamo la volontà di sostenere questa esperienza di governo fino alla conclusione della legislatura. Penso che nessuno possa più pensare, se mai l'ha pensato, che noi abbiamo paura delle elezioni. Non è certo questo. Siamo alla irresponsabilità, allo stato puro. Si vuole far pagare a Monti la sua indipendenza e il suo lavoro per il Paese. Tornato Berlusconi, altro che unità dei moderati. L'irresponsabilità, la follia allo stato puro. Penso che dobbiamo riflettere molto seriamente ed esprimiamo naturalmente la solidarietà al governo. Questo governo lo abbiamo sostenuto, abbiamo pagato dei prezzi, anche il prezzo dell'impopolarità. Bisogna ringraziare gli italiani per i sacrifici che hanno fatto e oggi c'è qualcuno che ci vuole riportare alla follia di dove eravamo. Siamo riusciti a evitare la Grecia un anno fa e oggi forse vogliamo tornarci. È veramente una cosa di grande preoccupazione, irresponsabilità. Mi auguro che le persone per bene all'interno del PDL sappiano mostrare una schiena dritta, perché questo è il momento, se non ora quando. Oggi nell'aula del Senato si è materializzata la caduta del governo. Questo dicono i numeri, al di là di una fiducia risicata che ha ottenuto. L'Italia dei Valori è da tempo che ha detto che il governo non era più in vita. Oggi penso che ci sia la certificazione della sua fine. Io non commento le osservazioni di colleghi, scusatemi, tanto più riportate, perché magari non so che cosa abbia detto. Poi no, invece io dico che io sono fiduciosa. Io credo che questo governo abbia in un anno cominciato a risolvere alcuni problemi strutturali del Paese. E quello che voglio dire è che io sono fiduciosa che qualunque sia il governo che verrà dopo continuerà su questa strada. Questa è la cosa che io auspico per il Paese. È venuta meno la maggioranza di governo al Senato? Andiamo, è la stessa domanda che ha fatto. No, anche questo, guardate, no, io sono qui per parlare di tutte queste belle cose che sono lavoro, donne, non discriminazione. Tutte queste cose sono importanti e quindi io lavoro su quelle cose, sulla mia agenda di Ministro del Lavoro, delle politiche sociali, delle pari opportunità, fino all'ultimo giorno del mio mandato. Grazie.